Bentornato al senatore Alberto Bagnai della Lega. Grazie per l'invito, buongiorno. Buongiorno a lei. Senatore Bagnai, non ci saranno vinti e vincitori, dice il senatore Mirabelli. Lei che idea si è fatta? Perché per esempio anche Salvini poco fa, lo sentivamo, dice io sono disponibile, Conte ha detto che ci avrebbe incontrato, chiamato a Palazzo Chigi, per adesso nulla. Io sono naturalmente vicino al senatore Mirabelli in questo suo auspicio, che naturalmente gli fa onore ed è un auspicio direi di sinistra, questo mi fa piacere, ma è anche un auspicio di un qualsiasi politico conservatore liberale che comunque desidera che la politica si adoperi per il benessere della popolazione. Se posso, sottolineature del tipo teatrino della politica o comunque quelle che tendono a rappresentare in modo caricaturale o a dare una valenza negativa al dibattito anche in questo momento, personalmente non le valuto benissimo, nel senso che noi abbiamo già vissuto una stagione in cui si è cercato di schiacciare il dibattito sotto la retorica dell'urgenza e del fate presto e si è visto come è finita. Ci siamo dati una spinta verso il basso, quindi se c'è dibattito io considererei questa cosa positivamente. Non è il dibattito che fa perdere tempo e d'altra parte se è vero che bisogna assolutamente tutelare la salute dei cittadini, poi se è la mancanza di risultati che fa sorgere delle perplessità e che fa sorgere il dibattito. E questo lo si vede, la retorica dell'urgenza poi è particolarmente mal posta riguardo ai famosi, ho sentito dire, avremo 209 miliardi da spendere. Qua bisogna che cominciamo a porci fin da ora la domanda veramente urgente, che è questa: come li ripagheremo questi 209 miliardi? Non vorrei che gli ascoltatori, ascoltando certe frasi, pensassero che ci viene regalato un gruzzolo di 200 miliardi, perché così non è. Questi 200 miliardi sono iscritti nel bilancio dell'Unione Europea, che per definizione è a saldo nullo, e quindi dobbiamo sapere che noi quei soldi li ripagheremo. Il beneficio netto per il Paese sarà irrisorio. Allora, questo promuove due o tre rapide riflessioni che, se mi permette, le faccio. Noi intanto sappiamo che l'anno prossimo di miliardi ne arriveranno 17. Tutti questi mal di pancia politici, tutta questa necessità di task force, che cosa ci dice? Ma secondo me dice almeno un paio di cose. La prima è che forse alcuni politici vivono nella bolla comunicativa che si creano e non sanno quali sono i numeri. La seconda è che è stata completamente smantellata o molto intaccata la macchina della pubblica amministrazione, perché se si parla di creare una task force con 300 dipendenti, peraltro precari, 7 super esperti per gestire una cosa che in fondo è il risultato di una buona asta di titoli di Stato, 17 miliardi, evidentemente c'è qualche cosa che non funziona. Io esorterei quindi a riflettere anche su questo punto. È anche normale che ci siano dei dibattiti politici, visto che nelle sedi formali lei ha parlato di dibattito compresso sulla legge di bilancio alla Camera, dove comunque devo dire, perché va riconosciuto al governo e alla maggioranza, c'è stata una disponibilità verso l'opposizione e in particolare il centrodestra, la Lega, sono riusciti a fare degli emendamenti che sì, hanno avuto un senso. Vorrei ricordare agli ascoltatori che il dibattito sarà miniaturizzato in Senato. Noi avremo 3 giorni per occuparci di questo provvedimento e sinceramente qui quello che mi preoccupa non è tanto la miniaturizzazione del dibattito, lascio perdere quanto essa sia nociva. Quello che mi preoccupa è che si fanno sempre due pesi e due misure, cioè se un percorso di questo tipo si fosse verificato in presenza di un governo conservatore, di un governo di centrodestra, immagino il cannoneggiamento da parte dei grandi costituzionalisti, dei grandi opinionisti, della grande stampa. Invece, diciamo così, adesso sembra tutto normale. Queste sono le cose che un po' mi preoccupano, non lo dico per polemica, lo dico perché una cosa che mi pare manchi sia un certo equilibrio, una certa equanimità nel valutare le situazioni. Solo che non so se le ho risposto, mi dica lei. Sì, no, le voglio chiedere un'altra cosa rapidamente, perché poi devo tornare sia da Luisa Todini che da Don Pietro. Lei diceva nella discussione
alla Camera, insomma, qualcosa della Lega, del centrodestra è stata accolta. Per titoli, proprio, ci dà due titoli, anche perché ci sono mille cose nella legge di bilancio, come è giusto che sia. Ci dà due titoli di cui va fiero, di due cose che sono entrate nella legge di bilancio, accogliendo quindi le vostre proposte? Certo, l'esonero contributivo per i lavoratori autonomi, che era una proposta che avevamo avanzato a metà novembre, e poi naturalmente il contratto di espansione, che invece si rivolge a un altro mondo del lavoro, quello del lavoratore dipendente, e che era emerso durante il nostro dibattito con un incontro con il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, come una misura che era molto richiesta, perché si sentiva dire che, in questa manovra, che ha tante sfaccettature, il lavoro era, nel primo testo abbastanza assente. Abbiamo cercato di rimettercelo. Sì, un'altra cosa che le chiedo proprio in un flash, c'è stata la proroga fino al 2022 del super bonus, la richiesta anche degli addetti ai lavori era almeno fino al 2023, ovviamente è un problema di risorse, si arriverà a questo o no? Perché quella è una misura su cui il governo peraltro punta moltissimo. Non sono del tutto convinto che sia solo un problema di risorse, e comunque è oggettivo che la proroga fino al 2022 non basta. Penso che ci sia una qualche resistenza a allestire il meccanismo che deve essere necessariamente allestito di circolazione dei crediti fiscali sottostanti. Ecco, questo penso che possa essere uno dei problemi. Una resistenza di carattere ideologico, perché in realtà in una fase in cui la liquidità è delle aziende, ma anche delle famiglie, è talmente bassa, questo può essere un ottimo strumento per restituire liquidità al sistema. Chiarissimo. Allora, insomma, c'è una prospettiva che mette i brividi, Ma veramente prima mi sono limitato ad esprimere un consenso circa i problemi che ha messo sul tavolo la dottoressa Todini. Ora, il collega Mirabelli diceva che il problema della politica non è, sottoscrivere le proposte, fatte dalle categorie così in modo acritico. No, il problema della politica è ascoltare. Noi abbiamo ascoltato il mondo del lavoro, che dal nostro punto di vista è fatto di due attori, gli imprenditori e i loro dipendenti, e anche gli autonomi, naturalmente. Apro e chiudo una parentesi per ricordare che lo snodo della votazione sull'ultimo scostamento è servito a portare l'attenzione della maggioranza sul mondo degli autonomi, e questo mondo concordemente e costantemente ci ha lamentato il fatto di non essere ascoltato da questo governo. Ora, all'inizio si era in una fase emergenziale, adesso, a distanza di 9 mesi dall'inizio forse anche 11 dall'inizio della pandemia, si auspicherebbe che si fosse preso il passo e che si ascoltassero un pochino le voci delle categorie. Qui c'è un problema fondamentale, il problema che è stato evocato prima del potenziamento della NASPI, è un problema reale che noi poniamo, che ci poniamo anche nel Dipartimento Economia della Lega. Che cosa succederà quando emergerà questa disoccupazione? La legge di bilancio, dal nostro punto di vista, ha lì la maggiore fragilità, perché non dispone risorse che tengano conto di quale sarà l'impatto sul sistema di sicurezza sociale di questi disoccupati. Questo è un problema. Poi, ecco, a me è piaciuta una cosa detta dalla dottoressa Todini, adesso mi dispiace che non sia presente, ma se ne parlo bene penso di poterlo fare in assenza, cioè lo slogan Italia facile. Tutti vorremmo un'Italia facile, dobbiamo anche chiederci allora però perché continuiamo a fare leggi difficili. E io vorrei dire, citando Shakespeare, che c'è del metodo in questi decreti attuativi, nel senso che a me sembra che questo modo di annunciare miliardi per decreti e poi impedire a se stessi di distribuirli perché non si fanno i decreti attuativi, una volta può essere un errore, una volta può essere la fretta, alla 60ª volta diventa un metodo, ed è il metodo dell'austerità che paradossalmente si continua ad applicare anche in queste circostanze. Allora, se posso... Prego. No, mi scusi, Bagnaia, che ho proprio finito.